Ciao ragazzi, eccoci qua con questo video che vi ho fatto su Xbox 360. Scusate per la qualità, ma ovviamente non ho gli strumenti adeguati. Ho usato solo una videocamera, anzi fotocamera che fa anche video, fatalità. L'audio farà un po' schifo, ma giusto per divertirci un po'. Ecco qua, questa partita in uccisione confermata, sì, perché mi sto un po' abituando con questo nuovo genere, insomma, che hanno messo su Modern Warfare 3. Beh, all'inizio faccio un po' di uccisioni stupide, tipo questa, che non tocco neanche in realtà. Vabbè, spero vi piaccia e siccome non sono un buon parlatore, vi lascio un po' il video, dai. Anche qua un'altra uccisione stupida. Ah, da qua inizio un po' a camperare, chiamo l'UAV. Vedo tantissimi nemici sopra sulla casa che arrivano. Tra l'altro, guardate qua il nabo che dove si mette, guardate. Ta-da! Sì, lì ho visto tanti nemici arrivare dalla casetta e allora ho iniziato a pensare, aspetta un attimo che mi fermo qua. Che per una volta che c'è, che lo spawn è costante, lasciamoli lì. Sì, perché forse il grande difetto di questo Modern Warfare è veramente gli spawn. Sono veramente fastidiosissimi e bastardi. Infatti, molte volte si muore perché o ti nascono dietro o perché magari sei appena nato e ce l'hai davanti. Possono capitare. Infatti, ci ho messo un po' prima ad abituarmi perché in Black Ops erano sempre costanti, rimanevano sempre fermi. Qua invece sono davvero bastardi. Vabbè, che dire, io ho visto tanti video di partite di gameplay su di italiani anche stranieri su Modern Warfare 3, solo che ho cercato in tutti i modi di comprarmi il cosettino per registrare dalla TV, perché adesso io gioco in HD, vabbè, non si vedrà tanto dal video. Gioco in HD. Però vorrei comprarmi, non so come si chiamano, non sono infatti esperto su in questo campo, diciamo. Beh, vorrei comprarmi cosetto, non so come si chiamano, beh, che per registrare, magari anche in HD. E solo che, come ripeto, ho fatto il video con una fotocamera che fa anche i video, quindi la qualità non è niente, nonostante magari ci sia anche l'HD su YouTube. Vabbè, questa partita comunque non va moltissimo bene, poteva andare meglio. Finisco con un 37-12, mi pare, 37-10, boh, non mi ricordo. E niente, l'ho messo solo un po' per provare, almeno, cioè, cavolo, è da neanche un anno che gioco a Call of Duty, tra Black Ops e Modern Warfare 3. Ah, cioè, avevo comprato anche Modern Warfare il primo, no? Però non ci avevo mai giocato online, forse due o un paio di volte, niente di che. E sì, insomma, sono ancora un mezzo nabo perché non è da moltissimo che gioco, inoltre gioco su Xbox, quindi però sono tanti. Vabbè, a parte questo, vorrei qualche consiglio magari da parte vostra, se non scrivete sotto il video. Magari qualche consiglio, insomma, magari camper a meno, fai qualcosa, sì, perché alla fine è solo quello che voglio, sono i consigli. Non è un video per far vedere che magari, lo so, gioco non da tantissimo e sono figo, no, no, assolutamente no. È un video un po' per vedere se, in realtà, per mettere a conoscenza, per farmi mettere a conoscenza di tutto il mondo e vedere se magari posso migliorare ancora. Perché mi ricordo ancora le prime volte che giocavo a Black Ops, erano ra rare le partite con un rateo positivo. Invece qua ultimamente in Modern Warfare il rateo riesco a portarlo sempre sul 3. Ecco, guardate che cazzata ho fatto qua, ho tirato la granata, non me lo sono visto. Niente, parliamo un po' della mappa. In questa mappa sì, è abbastanza carina, c'è una grande piazza in mezzo a cui si trovarsi. E ci sono due punti, diciamo, principali di spawn, che sono questo dove sono appena nato e il prossimo. Beh, le mappe le conoscerete già, però
sono abbastanza tanti i punti in cui mettersi come sto facendo in questo momento. Ovviamente io non sono un camper. Ho iniziato a prendere il Type 95 perché boh, mi piaceva vedere tre colpi, poi assomigliava al FAMAS, che io il FAMAS usavo quasi sempre in Black Ops. Di grafica comunque Modern Warfare mi ha, a suo tempo, cioè quando l'ho comprato a dicembre, sì, dicembre, mi ha fatto veramente impressionare. Poi mi sono comprato il cavo HD e quindi ho visto ancora, cioè, una cosa fantastica di questo gioco. Io non so se Battlefield, perché non l'ho mai provato, non so se Battlefield è così, più o meno così o no, so solo che le mappe sono tutt'altra cosa, per grandezza, magari anche per qualità. E lì i cecchini si divertono. Poi invece devo dire che per ora ho trovato diverse armi che mi stanno sul cazzo, a partire dalla FMG9 Akimbo, che è la... cioè io ogni volta che mi trovo un avversario con queste armi, veramente giuro, impazzisco. Beh, ci sono anche volte che riesco a ucciderli con questo, ma su questa classe io adotto il silenziatore e sì, mirino laser. Silenziatore che... Va bene, magari farò un altro video. Ho iniziato ad operarlo da poco, su consiglio di un mio amico con la PlayStation. Mi trovo abbastanza bene. Vabbè, comunque potevo usare fuoco rapido, ma ho preferito usare, star così perché il ratio comunque è già... il ratio di fuoco intendo è già alto per il Type 95. Un'altra cosa che ho di questo gioco è... sono due modi, due cose praticamente. Sono... quando uno arriva all'ultimo uomo, l'ultima speranza, diciamo, che rimane lì con l'arma principale, e lì sono cazzi perché se c'è un, non so, un M60, lui rimane giù con l'M60, o se ha un Barrett, rimane giù col Barrett, per dire. E l'altra cosa è quando sganciano le bombe, l'ho sempre odiato, sembra che cagano, sono un po' inverosimile, un po' stupida la cosa. E infatti molte volte sono un pizzico ferito e lascio lì la granata proprio per farmi saltare, cioè odio proprio queste cose. Un'altra cosa che... beh, dai, ho parlato dei difetti, cioè delle cose che non mi piacciono, parlo un po' di cose che sono carine. Beh, la grafica, come ho già detto, è abbastanza, cioè, molto buona, a parte i soldi, ma... i soldi che quando muori partono soldi, vabbè, lasciamo stare. E... altre cose pro di questo gioco, diciamo, ecco, guarda, un'altra granata. Pro è che hanno fatto le mappe in modo che sono molto più realistiche, non tanto di grafica, ma quanto di forma. Infatti qua, oltre che aver mappe più realistiche, dettagliate e tutto, hanno fatto anche mappe in cui i giocatori possono arrivarti da quasi tutte le parti, quasi difficile, insomma. Infatti un po' ho iniziato a fermarmi più che camperare, per aspettare magari gli spawn oppure vedere. Vabbè, questo dovrebbe essere l'ultimo, no? Manca pochissimo, direi. Vabbè ragazzi, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Scrivete i consigli su sotto.